Christianity is growing. Il cristianesimo sta crescendo molto velocemente e il modo in cui praticano la loro fede quotidianamente è sorprendente. Papa Francesco, a 87 anni, intraprenderà il suo viaggio più lungo del pontificato. A settembre percorrerà oltre 20.000 miglia attraverso 4 paesi del sud-est asiatico e dell'Oceania. Durante un tour di 12 giorni visiterà Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore dal 2 al 13 settembre. Questo viaggio, che comprende 7 voli, segna il più ambizioso viaggio internazionale dei suoi 11 anni di pontificato. La prima tappa del viaggio è l'Indonesia. Il capo dell'Ufficio Vaticano di IWTN, Andreas Stonhauser, ha parlato con padre Marcus Solo, sacerdote indonesiano e funzionario vaticano, del significato del viaggio. First, it is actually, Innanzitutto si tratta di una visita diplomatica di Papa Francesco per l'Indonesia, per vivere e godere delle relazioni diplomatiche di lunga data tra la Santa Sede e l'Indonesia. Il Vaticano è stato uno dei primi paesi europei e del mondo a riconoscere l'indipendenza dell'Indonesia nel 1945. E la visita di Papa Francesco è in realtà la conferma di questa buona relazione che dura ormai da 70 anni. Il secondo aspetto è la visita pastorale. E l'Indonesia cattolica, essendo una minuscola minoranza, è molto felice e molto grata di questo evento. Il capo della Chiesa cattolica e di tutto il mondo viene in Indonesia dopo 11 anni di pontificato, dopo aver visitato più di 60 paesi. After visiting more than 60 countries. Dopo un volo di 13 ore e un giorno di riposo nella capitale indonesiana, il 4 settembre il Papa incontrerà il presidente del paese e terrà un discorso ai leader politici presso il palazzo presidenziale. Il Papa visiterà anche la cattedrale di Nostra Signora dell'Assunzione di Giacarta per incontrare vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi, dopo un incontro privato con i gesuiti locali. La cattedrale e la vicina moschea sono collegate da un tunnel sotterraneo, simbolo della promozione del dialogo interreligioso. You have been working here at the... Lei ha lavorato qui in Vaticano, al Dicastero per il dialogo interreligioso. Cosa ne pensa del dialogo interreligioso nel sud-est asiatico, ma anche qual è la situazione concreta in Indonesia? We live in the plural society. Viviamo in una società plurale, pratichiamo il dialogo in varie forme e sappiamo che Papa Francesco ha una passione particolare per il dialogo interreligioso. Ha fatto tante cose. Nel nostro paese lo hanno sempre seguito nella sua missione di dialogo interreligioso e lo fanno anche persone di altre religioni, musulmani, indù, protestanti, buddisti e confuciani nel mio paese. E prendono Papa Francesco come modello nella promozione del dialogo interreligioso e la missione del dialogo interreligioso sarà molto centrale, molto importante durante questa visita. Very important during this visit. Papa Francesco concluderà la sua visita in Indonesia con una messa la sera del 5 settembre al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta per incontrare i cattolici del luogo. Il 6 settembre viaggerà per quasi 3.000 miglia fino alla tentacolare capitale della Papua Nuova Guinea, Port Moresby. Il 7 il Papa visiterà le strutture che si occupano dei bambini di strada e delle persone con disabilità durante il suo primo giorno intero a Papua Nuova Guinea. Si rivolgerà anche alle autorità politiche locali e al clero. Il giorno dopo il Papa incontrerà il primo ministro e presiderà la messa domenicale al Sir John Gies Stadium di Port Moresby. Volerà poi a Vanimo, una città nella provincia più nord-occidentale della Papua Nuova Guinea, dove saluterà i missionari locali e si rivolgerà ai cattolici davanti alla cattedrale della Santa Croce prima di tornare nella capitale domenica sera. Papa Francesco si recherà a Timor Est il 9 settembre. A differenza della vicina Indonesia, Timor Est è per oltre il 97% cattolico. A Dili, la capitale del paese, il Papa visiterà i bambini disabili, incontrerà il clero e i religiosi locali nella cattedrale dell'Immacolata Concezione, terrà un discorso al palazzo presidenziale e presiderà la messa nella spianata di Taci Tolu nel corso dei 2 giorni di visita. L'ultima tappa del Papa prima di tornare a Roma sarà Singapore, il paese con il più alto PIL pro capite dell'intera Asia e al secondo posto per la più alta densità di popolazione al mondo. Il cardinale William Goh, arcivescovo di Singapore, ha sottolineato l'importanza della visita del Papa. The theme of evangelization. Il tema dell'evangelizzazione sta molto a cuore a Papa Francesco.
ma il suo modo di evangelizzare è davvero quello di proclamare la gioia del Vangelo, che include l'accoglienza delle persone, lo stare con i poveri, con gli emarginati. In questo senso, egli sarà in grado di promuovere una maggiore unità e di rafforzare la fede dei nostri cattolici e anche di ispirare le persone di altre fedi, che la Chiesa non guarda al suo interno, ma è al servizio dell'umanità. Questo viaggio di quasi due settimane sarà il primo viaggio internazionale del Papa nel 2024. Papa Francesco ha rallentato il suo programma di viaggi negli ultimi mesi, poiché i problemi di salute e di mobilità, da un infortunio al ginocchio a una bronchite ricorrente, lo hanno costretto a cancellarne alcune apparizioni pubbliche, tra cui l'ultima visita all'estero prevista a Dubai.